capire, nella Napoli ducale, cioè nell'alto medioevo, parliamo intorno al VI-VII secolo, una processione univa Napoli, quindi da una processione partiva da Napoli e giungeva fino all'antica chiesetta di San Giacomo, oggi purtroppo, anzi dal 1990, purtroppo abbattuta, vi era rimasto solo il frontespizio. Quindi una cosa dal punto di vista storico importantissima. È importantissimo, è il baricentro di tutta la nostra civiltà. Vale a dire che questa antica antichità, diciamo, nella Napoli, nella Neapolis greco-romana, collegava generalmente la città, quindi l'ambito napoletano, con quello campano flegreo. Poi, con lo sviluppo dal 194 avanti Cristo del porto di Pozzuoli, l'antica Puteoli, ecco che diventa, diciamo, viene relegata un po' a diverticolo, a una strada secondaria della via campana antica, che congiungeva, lo ricordiamo, Puteoli con Capua. Poi, con la decadenza di Puteoli e il ruolo che si riafferma di Napoli nell'età ducale, appunto, nell'alto medioevo, ecco che appunto diventa un importante collegamento con i nuovi agglomerati, che sono appunto i regi casali partenopei, ovvero i comuni dell'Interland. Alcuni storici, diciamo, di fama dell'epoca, Maiuri, Chianese, sì, definivano il sito della vecchia antica chiesa San Giacomo tra i più interessanti dell'Interland dopo l'Iternum, è vero? Certamente il Medioevo è ancora da studiare, perché praticamente il cristianesimo rappresenta, soprattutto nelle campagne intorno a Napoli e nell'area flegrea, un fenomeno graduale rispetto alle città, mentre nelle città abbiamo una rapida sviluppo delle comunità giudaico-cristiane, ecco che nelle campagne è molto difficile generalmente, graduale, una sostituzione degli antichi culti pagani con il cristianesimo, culti che rimarranno ancora per secoli e secoli. Tant'è vero che verranno poi gradualmente sostituiti poi dal cristianesimo, e in particolar modo i santi e la Vergine Maria, che sono quei nuovi dei antropomorfi, cioè di forma umana, che piano piano sostituiranno quindi le antiche consuetudini e gli antichi rituali pagani.